Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, della serie Facciamoci del male, oggi ho deciso di fare questo video che ho visto fare da altri youtuber. Boh, io l'ho visto fare da PewDiePie, ma suppongo l'abbiano fatto anche altri youtuber. E si tratta di andare su YouTube a fare quello di cui io ho sempre avuto più timore, quello che io ho sempre più avuto timore di fare, e cioè andare a vedere i video i hate video contro, cioè, su di me. E quindi i video che sono stati postati da persone che, non conoscendomi, hanno fatto questo video dedicandolo a me, parlando di me in modo negativo. Ci tengo a precisare che io non sono mai andata a vedere, mai nella mia vita, mai, non sono mai andata a vedere questi video, ok? Quindi è per questo che ho pensato potesse essere interessante, o comunque, boh, non lo so, forse interessante farli, perché le reazioni saranno al 100% assolutamente autentiche, perché, appunto, ripeto, non sono mai andata ad esplorare questa parte di YouTube. Forse mi sto già pentendo di quello che sto per fare. Comunque, appunto, non sono veri e propri haters, ma sono hate video contro di me. Ok, tanto per specificare. Quindi il mio computer è qui, è pronto. Sì, questa è la mia nuova cover rosa, la adoro! E andiamo a scoprire e ad esplorare questa parte di YouTube che tanto mi fa paura. Allora, non so nemmeno che cosa devo digitare per cercare questi video. Ogni tanto mi capitava di vederli, però non ci ho mai cliccato su, quindi proviamo a digitare Kiss & Makeup 01. Interessante, tra l'altro, che cosa che viene fuori? Kiss & Makeup 01, home tour, matrimonio, vlog, borse, mukbang, Neil, siamo sempre là. Oh, makeup collection, Maldive. Interessante sta cosa, manco questo l'avevo mai visto. Allora, Kiss & Makeup 01, vediamo con Kiss & Makeup 01 che cosa esce. Allora, vabbè, i miei video, video con Chiara. Ok, vari house tour, vabbè. Allora, qui c'è il matrimonio. La prima cosa che mi è capitata, non so se è un video hate, ma dall'anteprima mi sembra un po' un video hate, un po' una parodia, non lo so. Il matrimonio sponsorizzato di Kiss & Makeup 01, hashtag smarchettalo. Andiamo ad aprire questo fantastico video, perché no? Vedo che mettendo il mio nome nel titolo e la mia faccia nell'anteprima ha fatto 16.000 visualizzazioni, quindi insomma, sarà contento, credo. Allora, Io ho messo per la prima volta, che praticamente il suo matrimonio è sponsorizzato, cioè lei si sposa per sponsor praticamente. No, io non mi sono sposata per sponsor, però organizzando il matrimonio abbiamo trovato diversi sponsor, e secondo me è una cosa positiva il fatto che io l'abbia detto, perché non voglio nascondere niente ai miei follower, e quindi l'ho detto chiaramente, anche perché, voglio dire, se le bomboniere sono Jewel Candle, marchio con cui io lavoro da anni, è ovvio che è così, no? Però mi è sembrato giusto comunque dirlo, e penso sempre che sia meglio dire le cose e poi magari aspettarsi reazioni del genere, piuttosto che non dirle proprio e magari non avere reazioni del genere. Però non sono stata onesta, avete capito cosa intendo? Un po' la sostanza è questa, ovviamente no, si sposa per altre ragioni, però comunque il matrimonio è sponsorizzato. Io, come in tutti i video di smarchettalo, che si rispettino, solo io faccio questa tipologia di video. Adesso, visto che ancora tutti si stanno un po' accodando, ma sono io l'unico che è l'avanguardia di YouTube, che porta contenuto. Viva la modestia! No, però mi sembra simpatico questo ragazzo. A fare azienda, perché comunque non è corretto, perché noi quando guardiamo la pubblicità sulla televisione, nelle riviste, cioè si capisce, anche un torta lo capisce che è una pubblicità, perché comunque sfoglia e dice ah, Balenciaga, fantastico, oppure guarda la tele, bucciate giù i vostri biscotti a tracci, Enrique Iglesias o Antonio Banderas, e quello che è, si capisce, messaggio promozionale. Quindi tutti quelli che non lo scrivono nel titolo, vabbè, sono no comment. Poi un conto sono le collaborazioni Banggood, eccetera, che poi chi scrive collaborazione Banggood, vabbè, si sa che è una collaborazione, però anche lì i termini della collaborazione, cioè capiamo se è una collaborazione o una sponsorizzazione, perché sponsorizzazione vuol dire che tu ti becchi anche dei soldi. Comunque a me questa cosa, secondo me, no,
sponsorizzazione non vuol dire che tu ti becchi anche dei soldi, eh? Questo non è assolutamente vero. Non è vero. Io non è stato così per il mio matrimonio e non è vero, non è vero, non è vero. Io per sponsor intendo proprio che dei prodotti mi sono stati regalati perché comunque gli do una certa popolarità, ma non è così, non vuol dire che viene anche pagato, questo hai sbagliato. O forse sono io che uso il termine sponsor in modo sbagliato, non lo so, però no, non è così. E tanto più che lei lo dichiara proprio esplicitamente nel video, dice quanto segue, adesso ve lo faccio proprio sentire perché... Virgolettato, ragazzi, virgolettato. Non pensate che io ho detto cose a caso. E io poi non ho niente contro Nicole, poverina, è stata derubata non una ma due volte, è bravissima a fare il suo canale, eccetera, però grazie. È un po' chiara comunque in tutte queste cose delle collaborazioni e adesso oltretutto anche matrimonio, perché secondo... Come sono poco chiara? Lo dico sempre, in tutti i video lo scrivo, negli hashtag, metto anche su Instagram, se c'è una collaborazione... Lo dico sempre, lo metto sempre nel box informazioni, lo dico a voce, lo metto su Instagram, lo metto su Facebook. Come fai a dirmi che è poco chiaro? Cioè, o non leggi bene tu le cose? Perché è impossibile, cioè tutti i miei follower sanno quando una cosa è sponsorizzata e quando no. Lo dico ovunque, ma come si fa a dire così? Cioè, qua mi deludi un po'. È così, io esprimo qua la mia opinione, dopo vi faccio sentire dalla sua viva voce. Praticamente come funziona? Lei ha detto, io caricherò alle aziende... Vabbè, ok, questo si è capito, insomma, questo video. Però devo dire che questo ragazzo è anche simpatico, non posso dire di no. Poi c'è questo, di un canale che si chiama YouTube Gossip. Ok? YouTube Gossip. Andiamo ad aprire il canale un attimo. Voglio vedere il canale. Ah, ok, questo... ok. Sì, è un po' di moda su YouTube, non dico che ci sia niente di male perché alla fine i giornali di gossip vivono di questo, però cioè la cosa più facile su YouTube è aprire un canale e mettere in tutti i titoli il nome di uno YouTuber, tra virgolette, famoso, insomma, conosciuto, e per fare visualizzazioni. Questa è una cosa che è dagli inizi di YouTube che si fa e continua a succedere, evidentemente. Di una cosa sono contenta, di non aver mai dovuto mettere nei miei titoli nomi di altri YouTuber per fare visualizzazioni, ecco. E comunque andrei a cliccare su questo video perché magari è anche carino, insomma, non lo so. Ma che anteprime video fa Kiss Makeup 01? È giusto mettere online un proprio attacco di ansia? Parliamone insieme. Il contenuto video di oggi è molto molto specifico, parliamo dell'anteprima, soprattutto dell'anteprima video, dell'ultimo videoblog che ha pubblicato Kiss Makeup 01. Nicole, sei una bella ragazza, nonostante gli interventi di chirurgia estetica, Io non ho fatto nessun intervento di chirurgia estetica, tesoro mio, mi dispiace, ho fatto il filler al labbro superiore che è già sparito, non ho fatto nessun intervento, ecco, questo mi fa impazzire, la gente che si inventa le cose e dà per scontato che siano vere, cioè si autoconvincono, io adesso non ho fatto nessun intervento di chirurgia estetica, ma nessuno in vita mia, cioè questa cosa mi dà seriamente fastidio, perché se sei una bella ragazza devi per forza aver fatto interventi di chirurgia estetica, perché deve essere così? Si mostra molto spesso struccata, è una bella ragazza, nulla da dirle, però perché pubblicare quell'anteprima video in cui è terrificante, veramente terrificante? Grazie. Neanche clickbait, perché non mi viene da aprire un video in cui stai con la faccia tutta corrugata, un'anteprima scura, ok che il titolo è clickbait, forse quindi sul video ci blocco lo stesso. Ma sai, io non so chi tu sia, comunque in generale parlo, grazie per i complimenti e no, non ho fatto nessun intervento di chirurgia, poi nonostante gli interventi, mi piace anche il plurale, no tesoro, non ho fatto nessun intervento di chirurgia plastica, però voglio dire, perché mettere una foto del genere? Io penso che negli attacchi di ansia non ci sia niente di male, non mi vergogno assolutamente di averli, bisognerebbe un po' smetterla di vergognarsi di queste cose, se succedono è giusto. Per me almeno non è un problema condividerle con il mio pubblico, so che sono in tantissime ad aver paura dell'aereo e sapere che non sei da solo in questi momenti ti aiuta tanto. E nei miei vlog ci sono le giornate quotidiane, a volte un po' noiose, a volte capita anche questo e se capita che ho un attacco di ansia ne parlo tranquillamente nei miei video e lo faccio vedere in modo che
Uno, perché comunque i miei vlog raccontano la mia vita e questo è parte della mia vita e non devo nasconderlo perché non c'è niente di cui vergognarsi. Numero due, penso che possa anche aiutare chi come me magari soffre di questi attacchi di ansia, che non so poi se è un attacco d'ansia, cioè è semplicemente paura delle turbulenze quando sono in aereo. Quindi questo è quanto, e non andrò avanti ad ascoltare questo video perché penso che, boh vabbè, 2 minuti e 25 penso che parli soltanto di questo. Continuiamo. Da Carlita Dolce, Kiss & Makeup 01, quello che non sopporto di YouTube Italia. Io mi scuso con Carlita perché c'è anche lei in questo titolo. 14 minuti, andiamo a vedere, 40.000 visualizzazioni. Anche qui vado a vedere il canale di questa persona che non mi ricordo, TVB, sicuramente un canale che professa l'amore. Allora, vedo la media delle visualizzazioni, andiamo a vedere i video più popolari. Ok, i video più popolari sono 9 DIY e poi c'è il video in cui praticamente, cioè non ho capito, questo è un canale di DIY, phone cover, roba in fimo, che carino sto gattino. Però poi ogni tanto si mette a fare anche sti video, insomma, praticamente parlando male degli altri, delle persone che non conosce. Beh, mi sembra sensato. Tra l'altro, appunto, uno dei video più seguiti di sempre, mai visti, è proprio quello in cui... Ah, ok, ne ha tantissimi di video, ok. E quindi nella top 10 dei suoi video, praticamente con 40.000 visualizzazioni, c'è il video in cui parla di me. Ecco, quindi, insomma, almeno ringraziare per le visualizzazioni, insomma, ecco, ripeto, almeno... sono contenta di non aver mai dovuto fare una roba simile per avere views. E andiamo a vedere che cosa dice. Mi scuso di nuovo con Carlita perché non voglio mai parlare degli altri, mi dispiace davvero tanto, ma perché è a 2 minuti sto video? Questo è strano. Mi dispiace perché, appunto, non voglio mai includere altri youtuber, quindi okay, cercherò di saltare. Non so se sono presentabile stamattina perché sono così un attimo. Ok, andiamo avanti. E per denunciare, tra virgolette, un comportamento che vedo soprattutto su YouTube Italia, dico YouTube Italia non perché le youtuber straniere non facciano le stesse porcate, ma perché io non le seguo, per una barriera linguistica, di conseguenza non riesco più di tanto a cogliere. Sapete che cosa mi fa impazzire? Da quando ho iniziato, io sono una... cioè sono una persona normale come tutti, insomma, e mi fa impazzire quando la gente si prende il tempo tipo di parlare di me e non mi ha mai visto in vita sua. Mi fa così paura. Cioè, però è assurdo per me. Come invece vedo fare da tante youtuber italiane che seguivo fino a poco tempo fa con grande interesse, adesso no. Ma che nel corso del tempo si sono perse per strada con una presunzione, con una ignoranza. Sono molto presuntuosa ed ignorante. Grazie per le tue belle parole, guarda, questo video è molto interessante, sarebbe quasi da portare avanti queste accuse in un'altra sede, no. Comunque sono molto presuntuosa ed ignorante, però almeno non vado a fare video offendendo gli altri che non conosco. Becera. E allora, siccome poi queste persone non ti danno neanche la possibilità di esprimere un concetto, perché quando lo fai anche in coro, perché sono delle critiche corali che più volte abbiamo espresso noi spettatrici di queste youtuber sotto i loro video, siamo state bannate. Se non... E Dio, se mi dici che sono ignorante, becera, eccetera, che cosa? Ma è ovvio che ti banno, ti lamenti? Circolate poi nei video successivi di oh, mi scrivono gli insulti sotto al video, cioè ridicole, poracce proprio. L'unico modo... Ma le persone che dicono queste cose si meravigliano che vengono bannate, questo mi sembra strano. Fare un video del genere. Allora, io non so alla fine se farò dei... Questa ragazza è proprio arrabbiata. Io non so se lei si rende conto che né io né Carlita sappiamo chi lei sia. E noi con lei non ce l'abbiamo affatto. Forse non si rende tanto conto. All'interno di questo filmato, però io voglio fare un attimo in un discorso generale. Io penso questo: a differenza di tanti personaggi veramente importanti, veramente famosi, come può essere un cantante, un attore, un presentatore, un qualunque tipo di personaggio veramente celebre, che ha fatto un percorso difficile, fatto di sacrifici, di studio, di... E tu come fai a sapere che noi invece il nostro percorso non è fatto di sacrifici? Come fai a saperlo visto che non ci conosci? Vabbè, io questi video li chiudo proprio, però vorrei dire alle persone che
fanno questo genere di video, che forse 15 minuti andrebbero impiegati in altro, in cose che non sono negative ma cose che sono positive, che magari ti aiutano a migliorarti come persona, perché hai un qualcosina da imparare forse, nel senso che non si va in giro ad offendere gli altri. Poi andiamo avanti e vediamo. Anche questo può essere interessante. Poppy Makeup, che però in questo caso non ha fatto un video di makeup, ma sparla di gente anche lei che non conosce. Kiss Makeup 01 è pro anoressia? Due anni fa, 79.000 visualizzazioni. E anche qui io dovrei richiedere la monetizzazione dei video del genere. Di questo genere, perché mi piace, perché ha 4.000 iscritti e le views maggiori le ha fatte, andiamo a vedere il video più popolare, ok, le visualizzazioni più alte le ha fatte parlando di me. Qui forse dovresti farti due domande e soprattutto ringraziarmi se hai monetizzato quel video. No, però sì, non penso che questo sia il modo giusto di raccogliere visualizzazioni su YouTube, di cercare di farsi, non lo so che cosa vuol dire, un discorso un po' in generale, di farsi una carriera o di fare successo su YouTube, eccetera, in questo modo, perché anche le aziende, per dire, se vedono una roba del genere non ti contatteranno mai. Le aziende vedono un canale di make-up, ok, in questo caso Poppy Make-up, e vedono che i tuoi video sono poco seguiti, il video più seguito è quello in cui parli male di me, quindi non è esattamente il modo giusto di, anche se io non l'ho visto, quindi andiamo a cliccare, che qui è già. Ciao ragazze, eccomi qui con un altro video. Oggi non ci sarà il video su uomini e donne, ho deciso di rimandarlo perché c'è una cosa molto più importante di cui parlare. Di me. Sono sinceramente rimasta allibita da una cosa che è successa qui su YouTube. Sapete che io tendenzialmente non vado a polemizzare su quello che accade sul tubo, però questa volta mi sono proprio sentita di farne un video. Proprio in questi giorni avrei dovuto pubblicare video sulla mia alimentazione, su come rimanere in forma, eccetera eccetera, trucchetti su come dimagrire, rimanere in forma, insomma perdere peso. Una volta che ho schiacciato play, i primi due trucchetti, diciamo che sono cose abbastanza banali. Mi fa ridere per questo video, quel video che avevo fatto, ma si sta parlando di quasi 3 anni fa, quel video che avevo fatto era pieno di trucchetti scritti nei libri, scritti su internet, ovunque, però se li dico io, che poi possono essere discutibili eccetera, però sono scritti ovunque. Che si sanno, se non sbaglio, è avere tantissima acqua, però ha iniziato a dire delle cose che mi hanno lasciata veramente basita, non sto scherzando. Ho letto tantissimi commenti sotto, negativi, ma posso crederci che questa cosa ti abbia lasciato basita. Non sono però d'accordo sul fare un video del genere, perché non ti porta niente di buono. Che ho visto altri video di altri youtuber che ne hanno parlato, dove appunto dicono che questi trucchi che vengono dati da Nicole sono dei trucchetti che vengono anche scritti sui siti pro Ana, quindi io quei siti non li frequento, quindi non lo sapevo nemmeno, ma mi fa ridere un po', perché quello che tu dici quando sei molto molto conosciuto su YouTube eccetera, a ogni cosa viene dato un peso, una roba enorme. Comunque mi ricordo di questa polemica che era uscita con quel video, non so se ho sbagliato o no a dire quelle cose, però appunto non sono consigli che mi sono inventata, sono ovviamente cose che ho letto, però non credo che sia intelligente fare un video di questo genere, anche se perlomeno questa ragazza non ha offeso. Può dare delle informazioni random senza essere nessun tipo di esperta, poi per non... Invece YouTube è fatto proprio per questo, per dare consigli anche se non sei un esperto, altrimenti vai dal medico o dal dietologo. Comunque, discutibile o meno, almeno questa ragazza parla in modo normale, ecco, questo, visto che rispetto all'altra, insomma, non sapevo che cosa aspettarmi. Caso Kiss Makeup 01, ragazzi, però si parla di 7 anni fa, ma secondo me questo merita, andiamo a vedere. Salve a tutti, come potete aver ben capito dal titolo, questo qui sarà un video di blablamento. Allora, volevo dire anche io la mia, visto che ormai è scoperto questo... Il video per problemi tecnici non è più commentabile, mi piace perché probabilmente si sarà beccata talmente tanti commenti che le dicevano di non dire determinate cose che ha disattivato i commenti, fai pazienza. Caso chi sei, make-up Nicole è una falsa, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vorrei dire la mia.
visto che comunque ho una visione non proprio completamente contro Nicole, ma nemmeno completamente a favore. Mi piace perché, uno, come fai a giudicare qualcuno che tu non conosci, non hai mai visto nella tua vita? Ma due, ma come fai a dire che tu vuoi fare anche un video per dire la tua? Ma mi conosci? Ci siamo viste, siamo state a scuola assieme, come fai? Io non lo so, è come se io mi mettessi a fare adesso un video su, appunto, su PewDiePie, perché magari quando lui ha avuto quelle polemiche, no? Io faccio un video e dico, adesso vi dico la mia su PewDiePie, che cosa posso dire? Non lo conosco, che cosa posso inventarmi? Niente, non lo conosco. Cioè, fa impazzire sta cosa. Effettivamente ci sono dei suoi comportamenti che sono un po' strani. Allora, io mi sono iscritta a quel canale, mi sembra, per un giveaway. Interessante. Sì, mi sembra, sono quasi certa che stava facendo un giveaway ed è per questo che mi sono iscritta al canale. Poi dopo ho iniziato a seguire, comunque mi piaceva il suo stile, il suo modo di fare tutto quanto. Grazie. E quindi ho continuato a seguirla perché comunque è una ragazza che ha perlomeno a sembrare così su YouTube è simpatica. Grazie. La cosa... Oh, aiuto, che cosa ho cliccato? Aiuto! Ok, grazie, ringrazio per i complimenti, anche se penso che questo precederà altre cose non tanto carine. Ho notato subito molto strana è che ogni commento che si pubblica sotto il suo canale ha bisogno della sua approvazione. E secondo me questa qui è una cosa che... Sì, c'era un periodo di qualche mese che inizialmente mettevo l'approvazione perché gli insulti erano talmente tanti che sinceramente non ce la facevo più. Però sì, è durato qualche mese, manco mi ricordavo, però appunto si parla di 7 anni fa. Sinceramente a me non piace assolutamente. Però è un'opzione che YouTube ti dà se tu vuoi approvare i commenti oppure no. E non è strano, è un'opzione di YouTube, no? Tu magari sul tuo canale puoi non farlo, ma non bisogna giudicare gli altri. Perché se avete fatto caso anche le offerte. Però quando un canale è più conosciuto sembra che si possa giudicare gli altri, sembra che si possa dire a quella persona come usare il suo canale. Se io avessi 5 iscritti nessuno verrebbe a dirmi non mettere l'approvazione, mi sembra strano. Però nel momento in cui magari qui ne avevo 50.000 di iscritti, allora lì la gente si sente in potere di poterti dire come usare il tuo canale, perché viene visto come una cosa pubblica, ma è pur sempre solo il mio canale. Mi fanno che comunque commenti negativi io non li cancello mai, perché se sono commenti negativi fatti da persone stupide, forse perché ne hai davvero pochi, forse li prendi in considerazione e secondo me non devono nemmeno sprecare il tempo di cliccare su rimuovi. Invece se sono persone che seguono il mio canale, che comunque mi danno consigli, non vedo il motivo per cui dovrei cancellare o non accettare dei consigli, perché se comunque una persona ha forse perché non si trattava proprio di consigli ma di vere e proprie offese. Mi dice una cosa, me lo dice per farmi un piacere, non per farmi un, tra virgolette, dispetto. Comunque, vorrei andare a vedere questo video, 43.000 visualizzazioni. Andiamo sul suo canale. Guardiamo video. Most popular, i più visti. Toh, che strano, anche qui il mio video è quarto tra tutti i suoi video più visto, quindi anche qui questa cosa lascia il tempo che trova. E poi mi piace perché il video dopo più visto è quello in cui si parla di un'altra youtuber, quindi io non capisco proprio. Io posso avere delle antipatie, cioè poi magari appunto si sta parlando di 7 anni fa, magari questa ragazza è cambiata eccetera, non lo so, magari queste cose non le fa più, boh, non lo so. Però io posso avere delle antipatie a pelle su YouTube, non è che posso permettermi di dire quella persona la giudico perché secondo me è così. Sono pur sempre solo pensieri, non li conosco. Dice, io non lo so, io non mi metterei mai a fare un video in cui parlo di qualcun altro, né se lo conosco né se non lo conosco. Mi sembra assurda sta cosa, forse sono strana io. Ho perso la lista di tutti i video. Torniamo giù, andiamo a vedere. Andiamo a cercare ancora qualcosa. Ok, non ho trovato altro così. Forse chissà, makeup 01 polemica. Polemiche, cosa posso cercare? Vediamo. Le polemiche di Rossella. Kissa makeup 01, il mio sfogo, spero capiate. O se no, polemica kissa makeup 01, pro Ana o non curanza? Che cosa apro? Che cosa apro? Apriamo il primo. Ciao a tutti amicetti e amicetti, io sono sempre Ero e sono tornata con un nuovo video. Sembra simpatica. È la seconda volta che provo a girare questo video perché la prima volta mi sono incazzata
io ho preferito dal linguaggio questo canale andrà molto lontano non tenerlo. Avete già letto dal titolo di cosa voglio parlare, per cui è inutile che sto qui a spiegarvi tutto quanto. E perché ne voglio parlare anch'io? Perché penso che si noti che è un argomento che sinceramente mi interessa e mi colpisce nel vivo, ok? Allora, al di là del fatto che io vi dico sinceramente che non volevo vedere quel video, l'ho evitato perché una persona come io, lei la seguivo, quindi so. Mi piace che tutti i video del genere sono io la seguivo, ma non volevo vedere quel video, però l'ho visto. È stata magra, non ha mai avuto sbalzi di peso importanti o cosa, per cui una persona del genere. Tu come fai a sapere che io non ho mai avuto sbalzi di peso importanti? Se ho iniziato a fare video a 25 anni e prima non m'hai mai vista in vita tua, come fai a dire che io non ho mai avuto sbalzi di peso importanti? Come fai? Io in prima superiore, seconda superiore, ero molto, molto sovrappeso. Non vi dico quanti chili avevo perché mi vergogno ancora adesso, però come fai a dire lei non ha mai se tu non mi conosci? È questo che io non riesco a capire. Dare per scontato cose che la gente si... cioè, dare per scontate cose che ti sei inventata e pensare che siano la realtà e convincertene, è assurdo, come l'altra che diceva tutte le operazioni chirurgiche mi sono fatta, non mi sono fatta niente. Non può essere una persona, se pensi che io sia bella, non, cioè l'hai detto tu che è quella ragazza di prima, non può essere che magari lo sono e basta senza aver fatto niente, no? Non so, magari saranno anche le luci, il trucco comunque, by the way, però vabbè. E che penso abbia un bel metabolismo, poi di sport ha sempre detto di non farne, almeno che non ha cambiato idea adesso. Ma come ho detto di non aver mai fatto sport? Ho fatto nuoto sincronizzato per un sacco di anni e ad Amsterdam facevo tipo 30 km di bici al giorno. Come? Ma tu mi segui o no? E poi come fai a sapere che metabolismo ho? Io ho un metabolismo schifoso. Mi va tutto nei fianchi. E quello che voglio dire è che bisognerebbe fare così. Non c'è altra soluzione. Ok, non c'è altra soluzione. Se uno vuole dimagrire, non ci sono trucchetti, non ci sono i bevitori nell'Herbalife, non c'è niente che possa funzionare meglio di una sana nutrizione e di un bel po' di sport, ok? Niente. Sicuramente hai ragione, sicuramente hai ragione. Però qualche trucchetto secondo me può aiutare, almeno a me qualche trucchetto aiuta, prova, non so. Basta! Quindi quando io sento veramente queste persone a me sale il crimine! Addirittura il crimine le sale, non la rabbia o che ne so, il fastidio, il crimine! Non voglio che questa mi minaccia di morte, meglio che non finisca questo video. Mi sale il crimine, questa mia nuova, non l'avevo mai sentita, vabbè, sta fantastica. Però anche qui c'era davvero bisogno di fare un video su questo? Non lo so. Probabilmente no, vero? E poi c'è KissMakeup01 blocked my Instagram. Questo mi fa impazzire. Allora, cioè, io, però è strano perché questo video sembra che io l'abbia guardato. Evidentemente ho cliccato play, però oh, io non l'ho mai visto sto video, sta cosa è veramente strana. Ho cliccato play e poi il video andava avanti e io non c'ero. Non lo so, mi sembra, o forse l'ho visto un anno fa ma non mi ricordo, ma no, mi sembra strano. Boh, comunque, KissMakeup01 mi ha bloccato su Instagram e tu cosa fai? Ci fai un video, perché è proprio grave sta cosa, andiamo a vedere. Ah ok, questo è un vlog praticamente della sua giornata, però io dovevo esserci nel titolo ovviamente. Ovviamente non è stato fatto per ottenere visualizzazioni, questo ci teniamo a specificare. I don't think it should E qui non vorrei dirtelo. Credo si parli del fatto che l'ho bloccato su Instagram. Ovviamente non ho idea di né che commento abbia mai lasciato, né di chi sia, né niente, non ho idea. Io, cioè, se vedo offese o roba del genere, blocco. Dice, non dovrebbe darmi fastidio, però mi dà fastidio. E qui mi farei due domande. Così. Scusa, mi sono permessa perché tu però... fatti due domande. I think that I don't deserve it. Non me lo merito, mamma mia, che ti ho fatto? T'ho ucciso? Gatto. On Instagram, I
I used to follow. I don't know why I did this. This Italian YouTuber, which is called... Who is called? Scusa, eh? Sono mica un oggetto. Makeup. Sorry, I'm a little bit close. Great, and she's the first YouTuber I followed. I was following her on Instagram. And I didn't found any of her posts lately. So I thought she was just taking a break from Instagram. Ah, ok, lei praticamente non vedeva più i miei post su Instagram e si è resa conto di essere stata bloccata. Qui necessariamente non vuol dire che io abbia, che lei abbia scritto qualcosa di male, perché mi è capitato, mi dispiace, ma mi è capitato di aver bloccato persone sbagliate, cioè anche Instagram ogni tanto mi dà questo errore, cioè io blocco una persona, non mi blocca quella persona ma mi blocca il commento accanto, non so come mai mi è successo, alcune ho visto i loro commenti e mi dicevo ma hai bloccato, e quindi sono andata, ho parlato e le ho sbloccate, può essere che sia stato un errore, adesso non so, magari invece mi ha scritto dei commenti poco carini, e qui non bisogna pensare che io blocchi solo chi scrive parolacce, ma anche chi scrive robe molto cattive, anche senza dire parolacce, che magari è anche peggio di un stro... No, voglio dire, no, magari tu invece scrivi un messaggio che è un papiro super cattivo, con molta molta cattiveria, e ovviamente ti blocco. Però, ripeto, non ho idea del caso in questione, quindi può essere che sia stato un errore. E questo è quanto, perché non guarderei avanti questo video, perché comunque è in inglese e quindi... magari molti non lo capiscono e quindi non ha senso. Quindi ragazzi e ragazze, questo era il video. Mi sto sentendo male, non so se mi sta venendo la febbre o è stato questo video a farmi questo effetto. Comunque, questo è il video in cui guardo i hate video fatti su di me, che ancora mi sembra così strano che dei perfetti sconosciuti facciano video parlando di me, giudicandomi e dicendo robe inventate, poi questo è fantastico. Comunque questo è quanto, e spero vi sia piaciuto comunque questo video, anche se un po' diverso dagli altri. Mando un bacio enorme mia family, grazie per sopportarmi sempre anche quando faccio queste facce strane in questi video, niente, un bacio grande, a domani, ciao!